Buongiorno amici e amiche, buona domenica 18 febbraio 2024. Ascoltiamo e commentiamo il Vangelo secondo Marco capitolo 1, versetti 12-15. Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto, e nel deserto rimase 40 giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Questo brano di oggi si inserisce subito dopo il battesimo di Gesù, dove lo Spirito lo ha riempito e la voce dal cielo lo ha riconosciuto suo figlio amato. Quello stesso Spirito lo spinge ad andare avanti, a non temere alcun male. Il deserto è il luogo della solitudine, ma la solitudine, abitata da soli, può essere pericolosa. Invece chi si lascia accompagnare dal Signore, come un figlio si lascia condurre da un padre anche quando non vede la strada, sa che può restare al sicuro. Così come quel bambino sa che chi lo conduce è un padre che lo ama, così per un figlio di Dio lo Spirito che lo abita gli suggerisce che Dio è padre e non abbandona. Il problema di noi cristiani è che spesso non ascoltiamo la voce dello Spirito, e invece ci lasciamo prendere da mille voci che ci circondano. L'esperienza del deserto diventa così l'opportunità che abbiamo per restare un po' lontani da tutte le voci e i rumori del mondo e riscoprire quella voce che ci parla dentro. Solo allora possiamo tornare nel nostro quotidiano vivendo con più forza, perché avremo imparato a distinguere la voce di Dio dentro di noi e a riconoscerla anche quando le mille voci intorno provano a distrarci. L'incapacità di fare questo esercizio ci fa perdere la lucentezza di essere figli. Così scandali, peccati, immoralità, false giustificazioni per allontanarci da Dio diventano più frequenti. In quel modo ci deterioriamo, cadiamo e non riusciamo più a rialzarci perché non sappiamo più avvertire la voce del Padre che ci incoraggia e la sua presenza che ci rialza. Gesù riesce a vincere le tentazioni del deserto perché le sa smascherare. Riconosce tra mille voci quella del Padre, ricorda i suoi insegnamenti, anche tra mille pensieri distorti che Satana prova a mettergli in testa. Ecco perché, uscito dal deserto, va annunciando che Dio è vicino, per aiutare a ricordare una verità quasi del tutto dimenticata e avvertita sempre più incerta. In questo tempo di Quaresima, in un momento storico in cui i social ci propongono tante voci, il compito dei credenti non è quello di aggiungere voci e insegnamenti, ma di ricordare che in tutto questo caos abbiamo bisogno di fermarci e ascoltare quella voce amorevole che riecheggia in tutti noi. Solo così potremo riscoprirci figli e amati. Solo così potremo arrivare alla Pasqua con gioia e non con sofferenza a causa di apparenti irragionevoli privazioni. Insomma, per credere abbiamo bisogno di riscoprire. Buona giornata a tutti!